Le acque piovane, filtrate nella terra dalle alture e non assorbite dallo strato impermeabile di argilla, trovano il modo di riaffiorare in superficie sfruttando la maggior permeabilità del terreno. Un fontanile è composto da una testa, che è la sorgente da cui zampilla l'acqua, e da un canale, che va a perdersi nella campagna. L'impianto idrico che oggi possiamo vedere non è soltanto un dono della natura, ma anche il faticoso risultato del lavoro dell'uomo che nel corso dei secoli ha saputo incanalare e distribuire l'acqua tramutando paludi in terre fertili. Questa pratica consiste nell'allagamento di campi atti alla produzione di foraggio. Ciò consente all'erba di crescere anche tra novembre e aprile, facendo aumentare così la produzione di fieno, nutrimento indispensabile per gli allevamenti. Il velo d'acqua viene mantenuto in costante movimento dalla particolare struttura del terreno che lo raccoglie in una roggia di alimentazione posta in alto e lo fa defluire in una roggia di drenaggio più bassa e parallela all'altra. I due canali finiscono quindi per alternarsi regolarmente sul terreno, dando vita allo scenario tipico di queste campagne.